Buongiorno a tutti, un ultimo video sulle Alfa Romeo per dire che adesso che è tutto proprietà di Stellantis, quando Stellantis ha comprato tutto, cioè tutta la Fiat, Alfa Romeo, Lancia, eccetera, aveva annunciato, 2 o 3 anni fa, aveva annunciato comunque tutte le nostre marche di nicchia, Alfa Romeo, Lancia, DS, eccetera, diventeranno tutte marche 100% elettriche. Adesso, visto che siamo di fronte a un grosso rallentamento di questa rivoluzione elettrica, vedremo, magari ci ripenseranno, rallenteranno, vedremo. Si era già parlato che la piattaforma Giorgio la toglierebbero, la riserverebbero alla Maserati, poi hanno cambiato idea, quindi vedremo che succede. Però effettivamente viene da... Vedremo, perché comunque in teoria questa scommessa che ha fatto l'Alfa Romeo con questa piattaforma Giorgio, trazione posteriore e motore longitudinale, credo, quasi sicuro, credo, quindi architettura nobile, è molto costosa per Tavares, il cui l'unica ossessione è stringere tutti i costi per tirare fuori il massimo margine di profitto per lui e gli azionari. Però vedremo se decidono che non diventano marche 100% elettriche. Direi comunque in tutti e 2 i casi, probabilmente, purtroppo, quel che succede è che viviamo gli ultimi giorni di un Alfa Romeo un po', come dire, fiore all'occhiello dell'automobile italiana, al di fuori del super premium Ferrari, Maserati, Lamborghini, comunque è Volkswagen, quindi non è più italiana, come proprietà, anche se l'ingegneria resta in parte italiana, insomma. La maggior parte comunque sono componenti comuni all'ingegneria tedesca, quindi. Comunque in tutti i casi bisogna aspettarci, sì, che nei prossimi anni, quando verrà il momento di rinnovare i modelli, bisogna prepararsi al peggio, cioè che tutte le Alfa Romeo diventino grosso modo delle peggiori carrozzate, cioè Stellantis progetterà delle piattaforme comuni per tutto il gruppo, e che sia termico che sia elettrico, saranno delle piattaforme Stellantis, che poi, un po' come fa la Volkswagen da un bel po' di tempo, che poi sono dispacciate in tutte le marche, cambiando il marchio, la carrozzeria e qualche dettaglio della messa a punto. Quindi così, speriamo che non sia così, però diciamo che era la direzione comunque già indicata da Stellantis qualche anno fa, nel caso diventasse tutto elettrico, anche se restano col termico, sarà probabilmente la direzione, purtroppo. Speriamo di no, magari ci sarà qualche cambiamento, magari potranno mantenere una certa indipendenza o comunque farsi accorpare più alla tranche più premium di Maserati e avere una concezione a parte rispetto alla Peugeot, Lancia, Peugeot, Citroën o Fiat. Vedremo, speriamo, vedremo insomma che succederà. Grazie a tutti, a presto.